fermo restando che affermare questo in generale, che Napoli è come Racca, è un'offesa alla città. E quindi su questo punto è inaccettabile, sia perché si manca di rispetto nei confronti di una città che è stata distrutta da una guerra, dal terrorismo, dall'ISIS e conta decine di migliaia di morti, nello specifico, e poi ovviamente si offende la città di Napoli, perché dire che Napoli è come Racca si fa un'offesa inqualificabile. Detto questo, io, a differenza di altri, voglio esprimere anche su questa vicenda, che poi ci torno nell'ambulanza, vicinanza a tutti i medici e gli infermieri che spesso quotidianamente sono costretti a fare la prima linea di situazioni complicate, dove magari mi chiederei dove sono andati a finire tutti i soldi spesi per la sicurezza dei pronti soccorso, dove è finita la vigilanza che funziona, e quindi mi concentrerei forse su questo per tutelare i medici in prima linea, gli infermieri in prima linea, ai quali va non solo la nostra solidarietà ma anche, come dire, il nostro impegno, perché anche in comitato noi portiamo queste questioni, quindi da parte nostra non c'è nessuna sottovalutazione. Spiace che, approfittando di un episodio che sembrava prima facie andare in una direzione, qualcuno ha pensato di utilizzarla subito strumentalmente contro la città, dicendo Napoli è come Racca. Poi viene fuori che quel tutto è stato tranne che un'aggressione all'ambulanza, ai medici e agli infermieri, perché ormai pare chiaro, da quello che emerge, dai primi risultati investigativi, da addirittura le segnalazioni che, devo dire, i cittadini hanno trasferito agli organi istituzionali, che è tutt'altro di questo tipo. Anzi, ci troviamo di fronte a una vicenda, come dire, da una parte probabilmente casuale, di uno scontro con dei tubi di ferro, di acciaio, eccetera, e poi non lo so se altro, che però questo non voglio anticipare, è al vaglio dell'accertamento degli organi investigativi. Quindi ecco, bisogna sempre stare molto attenti quando si fanno delle cose, perché una cosa è lo sfogo che possiamo avere noi qua che stiamo parlando, e il napoletano spesso sotto pressione lo sfogo è legittimo che lo ha, ma chi ricopre degli incarichi di responsabilità, vorrei ricordare che una frase come quella è andata nei titoli di apertura dei principali telegiornali nazionali del nostro paese, e quindi si fa un danno, e i danni, quando sono gravi, uno può essere chiamato anche a risarcirli, perché poi questa città ha bisogno anche di essere risarcita quando la sua reputazione, soprattutto quando non arrivano le scuse. Quindi noi aspetteremmo, magari sarebbe un gesto di onestà intellettuale, che chi ha fatto un errore, può capitare a tutti, soprattutto dopo l'accertamento della verità sui fatti dell'ambulanza, chieda scusa non a De Magistris, che io non voglio le scuse, ma alla città. Quindi nel caso in cui non arrivassero siete pronti? Mi fermo qua. Perché arriveranno? Perché io, no, perché voglio dire, mi sembra è stata una frase infelice, sulla quale evidentemente chi l'ha fatta doveva già ritornare, dopo che addirittura abbiamo la certezza che quello non è un'aggressione, ma anzi è un comportamento probabilmente grave da parte di chi non doveva scrivere e dire delle cose. Chi rappresenta una certa categoria ha detto una frase infelice, per evitare di trascinare una categoria in una frase infelice, perché sono convinto che la stragrande maggioranza dei medici non pensano quello, ma invece vogliono più sicurezza, e su questo hanno la mia totale solidarietà, perché sono in prima linea come tanti altri lavoratori e lavoratrici. Forse, ecco, dire che insomma Napoli ha bisogno di più mezzi, ha bisogno di più sicurezza, ha bisogno di più impegno di tutti, va bene. Dire come Racca è un'offesa alla città, quindi ci attendiamo le scuse.